Vediamo se mi riesce. Uno, due, tre, quattro. Interessante. Vediamo se mi riesce questo. Beh, direi di sì. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in un nuovo rompicapo. Era una vita che non risolvevo rompicapi, perché voi vedete i video uscire ogni giovedì, più o meno ogni martedì, ma questo in realtà nella vita reale è tipo il primo video che registro dopo 2 mesi, quindi mi fa un po' strano. Ci tengo a dirvi che sto bene, che è tutto a posto, anche se per voi non è cambiato nulla. In questo video, raga, andiamo a risolvere dei rompicapi veramente stranissimi, come sempre dopo tutto, ma questi ce li ho da una vita all'interno dello sgabuzzino. Sostanzialmente, e non li ho mai aperti. Si chiamano ESP e sono una serie di rompicapi fatti a mano, veramente particolari, creati interamente con mazzi di carte. Non vi spoilerò niente, ve lo dico subito dopo lo sponsor di oggi, che ancora una volta è Flexispot, che mi ha regalato un'altra scrivania regolabile. Sono pieno di scrivanie Flexispot, non so più dove metterle, ma sono bellissime. Lavorare con voi è sempre un piacere. Flexispot è un'azienda di scrivanie regolabili adatte per la camera e per lo studio. Questa nello specifico è la E7 Pro con le gambe bianche e il top nero, che mi piace tantissimo. Montarle è veramente facile, impieghi pochissimo tempo. Ho deciso di prenderla nera per dare un po' di eleganza al tutto, e essendo regolabile posso decidere se fare i video seduto o in piedi. Grazie a questo comodissimo display puoi decidere l'altezza della scrivania memorizzando anche le altezze preferite. Quindi ancora una volta io ringrazio Flexispot e se volete ulteriori informazioni vi lascio tutti quanti i link in descrizione. Detto questo, andiamo a vedere i rompicapi di oggi. Vi faccio vedere, queste sono le varie custodie e li andiamo ad aprire perché sono curiosissimo. Allora, questo è il primo. Wow. Proprio super semplici, avevo già aperto le scatole, ma non avevo ancora mai aperto il pacchetto. Guardate, questo è un rompicapo, raga. Fatto tutto interamente con le carte. Ah, è anche firmato. 8-16 del 2021 è stato fatto. Sì, l'ho comprato tantissimo tempo fa, non le ho mai aperte. Guardate, in questo caso sono le Bicycle Aurora. Guardate che bello. E l'obiettivo è quello di aprire la scatola in qualche modo. È bellissimo, queste sono proprio le carte del mazzo. Poi successivamente, oh, qua cos'è? The Champion Puzzle Lock Goal. To consider the puzzle solved, you must open the shackle. Cos'è shackle? Qua è una busta, andiamo a vedere. Questo è il rompicapo, raga. Fatto interamente con le Tellio. Non so cosa pensare. Ok, questo è il rompicapo. Andiamo a vedere un momentino, li apro tutti per vedere che cosa c'è dentro proprio. Ma guarda quante buste! E questo è il terzo rompicapo. Wow, con all'interno tipo una banconota. Bisogna liberare la banconota. Ma non riesco a capire queste buste cosa vogliono dire. Ne apriamo una? Ah no, forse è la soluzione. No, è la soluzione. Ok, la soluzione, no, queste non vanno aperte. E questi sono i tre rompicapi. Sono un pezzo d'arte non indifferente, raga. Vi faccio una zoomatina, così. Vi faccio una zoomatina, io sono ultra preso da questo. Voglio aprire questo, voglio vedere che cosa c'è dentro. Quindi per ora questi li lascio qua. Questi rompicapi sono stati fatti da carte da gioco. Sono di carta delicata, quindi non fare, non strappare. Tra l'altro sono le mandolin back, le mandolin, sì, sono queste. Sono tutte uguali le descrizioni. Vabbè, allora partiamo. Andiamo a vedere qui che cosa abbiamo. Ok, se io premo succede qualcosa. Abbiamo una scatolina così con all'interno una banconota. Mi viene da premere, ma ci sono come se fossero delle linguette. Così, faccio vedere bene. Come se ci fossero delle linguette. Sì, la sensazione secondo me deve tipo fare slide. Ok. Scusami, se io faccio questo, qui c'è un magnete. Qui c'è. Qui non c'è. Qui? Neanche. Qui? Sì. Ok.
apro. E voilà, risolto. Ho liberato la banconota. Banconota ovviamente vera. Eccola qua, banconota vera. Boh, diciamo che abbastanza deludente però. Abbastanza deludente. Però, insomma, mai giudicare un libro dalla copertina. Comunque geniale il fatto che sia stato, cioè, in questo caso, raga, sappiamo bene che non è che andiamo a pagare la difficoltà del rompicapo, semplicemente paghi la genialità che, wow, che figo, che hai un rompicapo fatto di carta. Penso che questa sia la soluzione. Un po' banale. Un po' banale. Cosa dite voi? Proviamo ad aprire la busta per vedere se era questa la soluzione. Ah, vedi, due delle... Sì, era questa. Due delle linguette sono magnetiche e possono essere aperte. Ok, e il primo è fatto. Figo. Cioè, fighissima l'idea che è fatto appunto con la carta. Andiamo a vedere questo, raga. Vi va? Questo qua mi ispira parecchio. Andiamo a vedere questo. Allora, non so neanche quale sia l'obiettivo, onestamente. Non lo so, forse liberare questo? Boh. In questo caso è come se fossero... Guarda, 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 qua c'è un buco. Come se dovesse uscire qualcosa da lì. Mi chiedo se uno di questi, tra l'altro che bello. Mi piace da morire come è stato fatto. Qua noi prima, per sbaglio, avevamo fatto un gesto, che era questo. Ok. Ho spaccato qualcosa. No, lui deve rimanere così. Questo deve rimanere dentro. Fatto un guaio, raga. Oh, è uscito questo. No, ma è giusto allora. Non so che cosa doveva succedere. Aspetta, aspetta, torniamo in noi. Ok, l'ho ristabilito da capo per capire un momentino le cose. Questo è come se fosse un lucchetto, infatti si chiama The Champion Puzzle Lock, quindi come questo se fosse no, un lucchetto. E l'obiettivo è appunto quello di aprire. Allora, come prima cosa facciamo questi step. Io toglierei questo cartellino, ok, che è geniale. E con questo cartellino andrei alla ricerca di quello che c'è, perché abbiamo già visto che ho tolto un magnete da qua, quindi si può, secondo me, togliere qualcosa da qui. Non bisogna fare forza da questo, ok? Quindi, secondo me, così facendo, no? Utilizzando... Qua è uscito praticamente. Ora non riesco a capire se... Questo è un pezzo che non doveva uscire o doveva rimanere lì, ma penso che dovesse rimanere lì. Ok, secondo me doveva rimanere lì perché aveva lo scotch. Mentre qui sotto, non so se vedete, ma c'è questa parte qua che vediamo se... Sì, si muove, guardate. Slida un po' e apre. Come un'apertura. Vediamo se esce qualcosa. Oh! Oh, 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 oh! Ok. E questa è tipo una chiave. Oh, che figo! Questa è come se fosse una chiave. Quindi vado in giro. Ok. Alla ricerca. Qui c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa. Ok. Così è.
Qui c'è qualcosa, vabbè, quello di prima. Ma non si toglie. O devo portarlo verso l'alto. Geniale questa cosa. Qui c'è qualcosa, qui prende di brutto. O vado verso su. O vado verso giù. O vado a sinistra. Qui anche piglia. Qui anche piglia. Qua dove piglia più di tutti. Ed è qualcosa come se si muovesse qualcosa. Qui si sta muovendo qualcosa. Sento che posso trascinarlo. O provo a inserirla qua dentro. Ok. E ora viene via il pezzo. Ok. E secondo me, tolto questo pezzo, si può aprire, vedete, il lucchetto. Tac, così. Cioè, questo lo calcola come aperto probabilmente. Vediamo se tiro un po' più su e voilà. Tac, aperto. E questo è il rompicapo risolto, probabilmente. Tutto quanto fatto di carta. Quindi è questo, si spinge dentro, geniale. Questa parte che va a bloccare il pezzettino, quindi la trascino più in su, esattamente qua, la trascino più in su, la chiave nascosta qui dentro, lo slide chiuso in modo tale che non possa cadere, e questa chiave che è, diciamo, la parte iniziale del gioco, che rimane così, attaccata al lucchetto. E voilà, questo era il lucchetto fatto di carte. Beh, carino, intrigante, devo dire la verità, e mai vista una roba del genere. Andiamo a vedere l'ultima scatola, che è questa qua. Questa scatola si chiama The Verso, ok? Andiamo a vedere che cosa succede. Qua abbiamo una scatolina. Ah, questo è il sotto, perché ci sono anche i piedini. Guardate che bello. Ok, quindi magari boh, si apre da sotto. Secondo me bisogna, sai, fare un po' tipo slide, o magari questi ruotano. Questo no, non ruota. Questo, vediamo se bisogna aprire le linguette come in quell'altro. Vediamo. Verso, quindi come se mi dovesse dire che c'è un verso in cui fare una mossa. Oh, questo si può spingere? Vabbè, però non voglio far guai, direi di no. Questo si apre? No, non voglio fare forza. Qui c'è una linguetta, pirla, che non l'ho neanche vista. No, penso che questo sia la parte finale, quando si libera, quindi qui c'è dello scotch, quindi non direi, a meno che i piedini non si spostino, no? Perché tanto sono tutte cose magnetiche. Oh, questa mi sta intrigando. Vediamo, la scatola si può aprire? No. Linguetta, tiro su, tiro giù, tiro avanti. No. Figo. Mi piace. Questo intrigante. L'altra idea che avevo era quella di provare a spostare, come se facesse uno slide, la carta. L'unica cosa è questa linguetta, che io ho paura a tirare. La metto su, giù, sinistra, destra. Come potrebbe essere? Cioè, potrebbero esserci dei magneti che non ho il coraggio di aprire. Potrebbe esserci questo? No, c'è dello scotch. C'è dello scotch, c'è una linguetta.
O devo metterla così? Vediamo. Oh, 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 oh. Ma si muove? Qui è successo qualcosa? Qui è successo qualcosa? È più molliccia. Tenuta al contrario. Oh! Ma scusami, eh. Prima non faceva tutto questo. Perché l'ho messa al contrario? Non... Oh! Non sto capendo nulla. Questa cosa non l'ha mai fatta. È come se si fosse sganciata. Non ho premuto troppo, eh. Si è solo sganciata. Guarda, no, ho paura di continuare a premere. È come se si fosse sganciata da queste pareti. Ho paurissima di continuare a premere, torna fuori. Non... È come se... Se io premessi questa zona... Cioè, è come se ci fosse un cassetto, ok? Cioè, come se questo cassetto fosse scollegato dai vari lati e io possa spingerlo. Solo che non esce, a meno che io... Oh! No, 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 no! Ci sono! Ci sono, raga! Ho capito, queste dita devono toccare solo il lato, ok? Non devono toccare il dietro. Se io tocco il dietro, il cassetto non esce. Se io tocco solo il lato e premo con i pollici qua, vediamo se ho ragione. È come se fosse un cassetto. Eccolo qua. Bellissimo. E il cassetto esce. Era questa la soluzione. Cioè, verso, che vuol dire probabilmente al contrario, verso vuol dire parte opposta, no? E invece di tirare la linguetta era spingere il cassetto. Ora è tutto più chiaro. E voilà. Questa era la soluzione di questo rompicapo. Molto carino, tra l'altro. Ok? Beh, bellissimo anche il cassetto... Bellissimo anche il cassetto fatto con la carta. E risolti questi tre rompicapi in 33 minuti. Quindi niente male. Allora, onestamente, i rompicapi abbastanza facili, devo dire la verità, niente di speciale. Però l'idea che siano fatti con la carta, che abbiano ricreato dei classici dei rompicapi, quindi libera l'oggetto, sblocca il lucchetto e apri la scatola, questi tre classici fatti con i mazzi di carte... Direi che è tanta roba. Mi sono proprio piaciuti come oggetti. Quindi spero ancora una volta di avervi fatto vedere qualcosa di particolare, qualcosa di diverso che non si vede in giro, perché trovatemi voi dove si trova, perché ditemi voi dove si trova una roba del genere. Fatemi sapere con un commento quale dei tre vi è piaciuto di più e niente. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Iscrivetevi a questo canale se volete vedere gli altri rompicapi, vi lascio la playlist qui da qualche parte e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.